Il comportamento alimentare può avere un impatto molto importante sulla salute dei bambini. Spesso, fin da quando sono piccoli, noi siamo portati a dare più importanza alle quantità che riteniamo adeguate e coerenti rispetto al loro fabbisogno, più che alla qualità del cibo che proponiamo o anche al comportamento che i bambini hanno durante il pasto. In questo senso, infatti, siamo convinti che l'importante è che mangino a sufficienza e perché mangino a sufficienza, spesso proponiamo delle alternative che per loro sono più gustose. Restringiamo moltissimo la varietà del cibo perché se il bambino è portato a mangiare più volentieri la pasta al sugo, la pasta in bianco, dato che per noi l'importante è che mangi a sufficienza, tendiamo appunto a cucinare sempre questi pasti. Spesso capita che addirittura la verdura la mangino solo sotto forma di passato, che poi spesso è il tipo di verdura, di proposta di verdura che noi facciamo durante i primi mesi di vita. Il concetto è dunque questo: il bambino, rifiutando il cibo, riesce ad ottenere più attenzione, più accudimento e del cibo più gustoso e quindi la sua varietà, l'accettazione del cibo diverso si restringerà sempre di più. E questa cosa inizia nei primi mesi, di vita, ma si declina anche sulle altre età della vita. Come fare? È importantissimo offrire un'alimentazione bilanciata, variegata ed equilibrata, indipendentemente da quelli che sono i gusti del bambino. Tipicamente, se noi offriremo un pasto completo e ricco di vitamine, ricco di verdure, ad esempio, e ricco di principi nutritivi sani, alla lunga, senza poi offrire delle alternative, alla lunga il bambino lo accetterà. Un altro comportamento da scoraggiare assolutamente è, ad esempio, l'uso della TV o ancor peggio del cellulare o del tablet durante il pasto, perché risponde alla stessa logica, ovvero sia, noi abbiamo bisogno che il bambino mangi quello che noi pensiamo, la quantità che noi riteniamo giusta, e quindi troviamo delle strategie che permettano appunto al bambino di mangiare a sufficienza. Quindi lo ipnotizziamo con un cartone animato e addirittura sfruttando l'ipnosi possiamo addirittura imboccarlo, oppure il bambino magari con diciamo, la negoziazione sulla TV mangia tutto quello che gli è stato proposto proprio perché ha ottenuto il suo obiettivo, cioè quello di guardare la televisione. Anche questo comportamento, come dicevo prima, risponde a una logica precisa. Risponde alla logica che per noi è più importante la qualità che la quantità che la qualità e il comportamento alimentare. Con il cellulare, con la TV, il bambino non può concentrarsi sul cibo e invece è molto importante che durante il pasto ci sia una profonda consapevolezza di quello che sta avvenendo, ovvero sia del mangiare, e mangiare un'alimentazione sana e in maniera consapevole.